Quante volte abbiamo sentito dire che il lavoro restituisce dignità ed è capace di ricostruire una persona? Tante, eppure ogni volta è diverso. È stato così anche per Daniel, 33 anni, riminese dalla nascita, programmatore di software ed esperto di sistemi informatici, che adesso è un operaio specializzato del settore igiene ambientale, un lavoro con il quale è riuscito a riprendere in mano la sua vita dopo un'esperienza negativa. Io mi occupo del spazzamento stradale, in più faccio anche idropulitrice, e anche il mercato, tutto quello comunque del centro storico. Un anno e mezzo che sto lavorando in cooperativa. Hai un contratto? Sì, indeterminato, e sono socio in prova. Dopo qualche mese mi hanno cambiato, mi hanno promosso di grado e mi hanno messo allo spazzamento del centro storico, che è anche molto delicato come settore, perché sei in mezzo comunque a tutte le persone, a tutte le attività, e Rimini, vivendo sul turismo, è soprattutto importante avere una pulizia accurata del centro storico. Il fatto di lavorare sempre con un gruppo di lavoro in squadra, questo mi ha aiutato molto a tenere la testa impegnata, occupato. I miei colleghi comunque sono state delle persone comunque veramente valide, che mi hanno insegnato il lavoro e con cui mi sto relazionando, sto creando dei legami forti d'amicizia. Sai che in cooperativa una parte dei lavoratori sono persone che nella propria vita hanno avuto delle difficoltà. Sì. Ecco, te mi dicevi che prima sei stato introdotto un po' in cooperativa da un assistente sociale. Sì. Che cosa ti è successo nella tua vita? Sì, io ho avuto delle difficoltà con la tossicodipendenza, perché da giovane ho girato molto e un po' le compagnie, un po' il voler vivere sempre una vita al massimo, sfrenata, notturna, senza tanti valori, e quindi ho vissuto molto superficialmente. E questo mi ha portato anche a divertirmi in modo superficiale, e la conseguenza è stata l'uso della sostanza. Dopo con fatica sono riuscito a chiedere aiuto, perché ho riconosciuto che era un problema e non riuscivo a smettere da solo. Che tipo di sostanza? Specialmente uso di cocaina. E dopo i servizi mi hanno aiutato con un programma terapeutico che ho finito, e da lì poi mi hanno proposto comunque un inserimento lavorativo. Questa esperienza che hai avuto ti è accaduta quando eri giovane, quando eri molto sì, giovane? Sì, sì, sì. Poi io sono nativo di Rimini, però ho vissuto in tante altre città al di fuori di Rimini, Forlì, Cesena, Bologna, Vicenza. Ho fatto anche un'esperienza in Svezia, sono stato 2 anni in Svezia. Adesso sono ritornato a Rimini da un paio di anni con la mia ragazza, con cui ho deciso di mettere comunque su delle basi solide. Scatta a questo punto della sua vita il meccanismo sociale che anche a Rimini funziona e che, di nuovo, riesce a costruire intorno a chi è in difficoltà il mosaico della solidarietà. CERT, assistenti sociali, comunità terapeutica, cooperazione sociale, una rete di sostegno capace di unire privati e istituzioni attraverso la quale si rimette in moto tutto. La seconda possibilità. Come hai incontrato la cooperativa? Io ho fatto richiesta tramite i servizi. I servizi del CERT, dove comunque loro pensavano che avevo bisogno di entrare nel mondo del lavoro con delle cooperative sociali, e così è stato. Hai ancora contatti con gli assistenti sociali che ti hanno introdotto qui in cooperativa? Sì, sì. Che cosa fai con loro? Cosa ti fai? Vado a parlare, perché comunque c'ho sempre, penso comunque mi danno sempre una carica psicologica emotiva. Comunque c'ho un colloquio che decido io quando, e con loro li racconto un po' di come va il lavoro. Anche loro mi hanno spronato molto e sono rimasti molto contenti e soddisfatti di come ho messo determinazione sul lavoro.
Sapevo che esistevano tante cooperative sociali che comunque aiutano il reinserimento di ragazzi con problematiche di tossicodipendenza. Sono stato 2 anni volontario all'interno della Papa Giovanni, dove aiutavo io stesso anche le persone che avevano avuto un passato come me. Io ho finito il programma, ho fatto anche un'esperienza d'aiuto all'interno della stessa comunità. È stata un'esperienza determinante, immagino. Sì, molto, mi ha aiutato molto, perché vedevi le stesse persone che entravano con i problemi che avevo avuto io anni fa, che io potevo trasmettere a loro la mia esperienza lavorativa, la mia esperienza all'interno anche della stessa comunità. Come ti ha aiutato il lavoro? Beh, il lavoro mi ha aiutato tantissimo, nel senso che mi dà delle soddisfazioni. Quando torno a casa sento comunque che, a parte la fatica fisica, però sento comunque che ho contribuito, a parte comunque nel tenere Rimini, che è la mia città nativa, più pulita, e quindi sapere che ci sono anch'io nel rendere una città più pulita e più vivibile, da una parte mi fa sempre star meglio, e dall'altra parte quando torno a casa che dico: oggi ho fatto il mio dovere, l'ho fatto bene, mi appaga, sono emotivamente comunque contento, anche se a molte volte è duro e faticoso, perché si lavora anche con la pioggia, è sempre all'aperto, perché non è un lavoro d'ufficio, però torno a casa la sera soddisfatto, perché sento di aver contribuito in piccola parte a fare qualcosa di positivo. Questa è un'altra mansione che ho, ripulire le calotte dall'abbandono del rifiuto. Quando vedi, se ti capita, ragazzi giovani che possono aver fatto, comunque che stanno commettendo gli stessi errori che hai commesso tu da giovane, cosa pensi? Cosa ti viene in mente? Me ne capita tutti i giorni, perché soprattutto pulendo anche il centro storico e periferie, ti trovi spesso a contatto comunque anche con situazioni del passato, dove ci sei passato prima te. Come la stazione, dove comunque è pieno di persone comunque senza dimora, devi andare lì a pulire il loro sporco, il rifiuto, quindi comunque sei a contatto con gli ultimi, no? Quando mi vedono entrare nel parco a pulire così, no? C'hanno anche un po' di paura, no? Mi viene da ridere, perché ci sono passato anch'io. Non è facile, insomma, comunque riuscire anche a ad aiutare queste persone, immagino. No, perché l'aiuto, se una persona può anche dare tutti gli aiuti che vuoi, ma se non c'è la maggior parte dell'aiuto deve arrivare da te dentro, sei te che devi fare il passo in avanti nel scegliere comunque il cambiamento, perché sennò puoi farti anche 3.000 comunità o 3.000 lavori. Però se non sei te che scegli veramente di tagliare i ponti da determinate situazioni, da un determinato tipo di vita, continuerai sempre a girarci attorno. Però se fai una scelta con te stesso, che dici: va bene, io voglio provare altro perché io ho delle capacità per essere altro al di fuori di questo, poi ti rendi conto che ci sono tante gratificazioni, tante soddisfazioni, tante responsabilità che non valgono la pena di gettare per l'uso delle sostanze o ritornare a fare la vita di prima. Che tipo di esperienza scolastica hai fatto? Ah, io ho fatto ragioneria programmatori, però non ho conseguito il diploma. Ho smesso prima perché ho avuto appunto questo problema con la tossicodipendenza. Hai mai ripensato a rimetterti a studiare per prendere il diploma? Sinceramente in questo momento non tanto, perché poi a me mi piacerebbe molto riprendere un po', soprattutto nell'informatica, perché dall'altra parte è una mia passione. Tu sei programmato? Sì, sono programmato. Però in che linguaggi, in che cosa programmi?
Python conosco, PHP, e poi faccio sistemista VPS dei server a distanza. Okay. Faccio questi tipi di lavori con computer. È una mia passione che ho sempre avuto fin da piccolo. Beh, è una competenza che anche, cioè, anche diciamo, un peccato non sfruttare, non far evolvere, no? Beh, anche quello è vero. Però so anche comunque che il chiudermi in me stesso davanti a un computer ho anche paura comunque, no? Nel senso di che ho più bisogno certe volte di relazione, di contatto fisico, di qualcosa comunque che mi stanchi anche fisicamente dall'altra parte. Oggi piano piano spero di far parte comunque con la cooperativa come socio, anche per contribuire alla loro missione sociale. E mi piace ripagare comunque le persone che mi hanno dato delle possibilità, no? Hanno creduto in me, e mi hanno dato un lavoro, mi hanno dato delle mansioni, mi hanno dato delle responsabilità, e mi sento anch'io di ripagare continuando ad investire nello stesso lavoro. Quindi sarà anche più utile come guidare camion con la C e continuare a imparare sempre più servizi, più mansioni. Anche solo guardarlo lavorare, Daniel riesce a trasmettere una voglia e un entusiasmo che sono contagiosi. Ecco perché ha deciso di diventare anche socio della cooperativa. La richiesta l'ha già presentata appena gli hanno spiegato qual è la missione aziendale: restituire dignità alle persone in difficoltà attraverso il lavoro. Esattamente quello che è successo a lui.